Siamo in diretta su Milano News, iniziamo come sempre la nostra puntata invitando l'ospite di oggi e la nuova stagione di Municipio X ve la serviamo in maniera diversa. Siamo in diretta su Instagram in attesa di fare delle chiacchierate semplici, veloci, su temi che riguardano la nostra città affrontati da assessori, consiglieri di municipio, perché partiamo dal municipio per dare voce al territorio. Ma non solo. Adesso invitiamo. Allora, dovrei esserci, eccomi. Ciao! Mi sentite? Ti sentiamo perfettamente, ti vediamo anche. Perfetto. Anche perché ho una bruttissima connessione. Ma ce la faremo, ci proviamo. Dove sei? Sono in università, ho appena finito di lavorare, avevo un paio di cose per il municipio stamattina, che siamo riusciti a trovare uno spazio sportivo per un'associazione che ce lo richiedeva, e infatti eccoci qua. Ma allora, e poi sono venuta a studiare. Perché allora Tiziana Elli, sicuramente ti conoscono, chi ci segue, però lo ripetiamo, Tiziana Elli, assessore Municipio 9, numerose deleghe, però partiamo da qua, sport, giovani, parità di genere, politiche giovanili, quartieri popolari, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma ci piace perché la gioventù di Milano che si muove per migliorare il nostro territorio. Mi accennavi allo sport, cosa succede in Municipio 9? Allora, in Municipio 9 in realtà stanno succedendo tantissime cose, una più bella dell'altra, da quelle più piccole, come appunto stamattina un'associazione, giusto per variare, perché molte volte purtroppo lo sport viene pensato solamente per i giovani e fortunatamente non è così, un'associazione di persone anziane ci ha chiesto uno spazio. Abbiamo un po' di problemi di connessione. Allora, ogni tanto vai e vieni, nel senso che un po' meccanica. L'università non ci aiuta, c'è troppo. Esatto. Allora, se tu riesci a cercare uno spot diverso, io intanto faccio un po' il sunto di quanto ci stavi raccontando. Ti sentiamo meglio. Allora, dicevi Municipio 9 sport, ma non solo per i giovani. Quindi un'associazione che ha chiesto lo spazio per 50-60 persone, mi dicevi questo. A Di che metterlo a età stiamo disposizione. parlando? Stiamo parlando della terza età in questo caso. Mi sentite? Ottimo, quindi sicuramente c'è. Sì, ti sentiamo. Può essere che Perfetto, intanto si perfetto. blocchi. Ok, ma Però poi se in parli realtà. con l'età è molto più perché comunque bisogna cercare le postazioni giuste, cioè prevedere uno spostamento ma non eccessivo. Esattamente, quindi la ricerca era molto più ristretta, cercando di collegarci nel loro stesso quartiere in modo che potessero continuare a mantenere un presidio di zona senza doversi spostare. Quindi il concetto di prossimità della città ai 15 minuti lo ritroviamo non solo per le comodità, diciamo, dei giovani, molte volte c'è questo tipo di narrativa, ma anche e soprattutto per i cittadini di tutte le età, dalla terza età alle famiglie, agli adolescenti, ai giovani adulti. Quindi la forza appunto di ritrovare ogni tipo di attività e ambiente in quello che è il concetto della città a 15 minuti. E poi passiamo appunto da cose più piccole come queste a progetti molto più grandi come il rinnovo, il rifacimento, la ricostruzione della piscina Scarioni, che per chi non conoscesse è una piscina storica dell'area nord di Milano che ha visto la sua chiusura ormai definitiva tra il 2017 e il 2018 per dei problemi strutturali molto gravi, dopo che nel 2013 erano stati investiti con Albertini no, ancora prima del 2013, comunque col sindaco Albertini dal comune di Milano,
erano stati stanziati diversi milioni, purtroppo nel 2017 la piscina non ha più retto, è stata chiusa, ma si è aperto ormai nel 2020 una progettualità per iniziare un PPP, che per chi non lo conoscesse è una sigla che sta per privato pubblico partenariato, quindi un privato ha manifestato l'interesse, pronto a investire più di 18 milioni per è stata da poco appunto manifestata la delibera di giunta comunale, dopo che il municipio 9, con un lavoro altrettanto congiunto e elaborato sia con i cittadini del quartiere, perché la piscina Scarioni sta in uno dei punti più a nord tra il quartiere di Bicocca, tra il quartiere di Prato e Niguarda, di Prato Centenario e Niguarda, dopo un lavoro congiunto con Assemblea di Prossimità, cosa a cui noi teniamo molto, quindi coinvolgendo direttamente i cittadini delle zone, coinvolgendo direttamente il comune, abbiamo come municipio, prima della manifestazione di pubblico interesse da parte del comune di questo progetto, abbiamo deliberato alcuni di dei punti che secondo noi sono imprescindibili per far sì che la piscina Scarioni non sia solo la piscina di Prato e Niguarda, ma la piscina per Prato e Niguarda, quindi che mantenga una vocazione popolare, che mantenga appunto essendo costruita all'interno di due quartieri molto popolari, in un'area che vive tantissime sfaccettature positive e negative, ma che non vanno in alcun modo ignorate, valorizzando appunto l'area popolare, vuol dire che dove ci sarà la costruzione di un parcheggio, noi chiediamo che una parte di questo parcheggio sia adibito allo sviluppo dell'area verde, quindi all'inclusione appunto di posteggi per gli sharing, per le biciclette, per la mobilità dolce, che le tariffe vengano mantenute eque e anche quelle giornaliere accessibili, anche se è un marketing che in maniera molto popolare si basa sugli abbonamenti mensili, quindi si parla appunto di abbonamenti mensili molto ridotti per le famiglie, fortunatamente, e quindi tutto questo lavoro. Quindi partiamo per lo sport dalle cose più piccole, appunto al rifacimento che speriamo entro il 2025 dovrebbe arrivare a conclusione della piscina di Milano Nord, diciamo. Beh, anche perché voi come municipio avete una peculiarità, oltre a essere comunque molto vasto e molto ricco, dentro a livello di realtà, avete da considerare anche le persone di numerose, cioè studenti che arrivano per l'università, ma penso anche alle persone che si avvicinano per quanto riguarda il sistema sanitario e così via. Quindi comunque un tessuto molto ricco e vario che deve considerare anche gli spostamenti, sicuramente. Esattamente, siamo il secondo municipio più popoloso, quindi abbiamo una totalità circa dagli ultimi conteggi di quasi 190.000 residenti, quindi non contiamo poi invece tutti quegli studenti che come me ai tempi sono arrivati a Milano e magari non sono residenti, ma vivono Milano e stanno nei quartieri di Prato, di Bicocca, per l'università, della Bovisa e tutte quelle famiglie che arrivando anche battendo quindi le barriere, diciamo, cittadine che purtroppo molte volte sentiamo solo noi, ma non esistono più ormai da tempo, fortunatamente, arrivano da Sesto, da Bresso, da Novate e tutti quei quartieri. Noi dobbiamo e abbiamo il compito di pensare anche a loro quando deliberiamo, quando facciamo una progettualità come questa che impatterà tutta l'area nord di Milano, fortunatamente. Quindi uno stabile come quello della piscina Scarioni che torna ad essere la piscina di Milano Nord per Milano Nord, ci auguriamo.
Sai cos'altro mi piace di quanto abbiamo toccato oggi per quanto riguarda il lato sport? Un piccolo appunto, che tu sei molto giovane come tanti dei tuoi colleghi ed è un tratto che noi enfatizziamo spesso, ma perché come sempre quando i diritti ancora ci sembra che siano un po' farraginosi dobbiamo sbattere, battere su un concetto che in questo caso è la giovane età, che essere giovani vuol dire essere appassionati, sì magari dover ancora imparare, vivere delle esperienze, ma farlo con una forte grinta. Però tu giustamente dicevi essere giovani non vuol dire solo occuparsi dei giovani, ma vuol dire mettersi a disposizione, in questo caso della comunità. E il fattore terza età, cercare il polo per le attività sportive di tutti, ecco, questo ce lo è un esempio molto semplice, però che ce lo spiega e ci riporta un attimo. Esattamente. Essere giovani vuol dire avere magari più energie, avere una visione più nuova, avere un approccio diverso, nuovo, innovativo, oserei dire, alla politica, all'amministrazione, potendo assorbire tutto ciò che di positivo è stato fatto da chi invece ha un'età più avanzata della nostra, da chi ha più esperienza di noi. Ma non vuol dire pensare solo ai giovani. Quando pensiamo allo sport, non vuol dire pensare solamente ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ma pensare allo sport, nel mio caso, come un sistema a un servizio del welfare che permette alle persone di qualunque età di stare meglio, di vivere una vita più consapevole, di vivere una vita più attiva. E quindi questo è lo sport. Come giovane amministratrice vuol dire che penso sia ai ragazzi, alle ragazze della mia età, ma con una dinamica diversa riesco a pensare anche, grazie poi all'esperienza sicuramente, trovandomi poi ad avere la fortuna di stare in una giunta che mi insegna tantissimo, in un consiglio che è pronto ad affiancarmi e insegnarmi cose nuove ogni volta, ma avere l'energia appunto per andare, fare, disfare se c'è bisogno e soprattutto non arrendersi al primo ostacolo. Penso che sia questa la forza maggiore di avere amministratori giovani. Ma ascolta, ti faccio una domanda, sempre a livello di sport, come vanno gli allenamenti a calcio? Gli allenamenti a calcio stanno adesso. Iniziamo, tra l'altro, che per chi non lo sapesse, è nata la squadra femminile del Comune di Milano e dopo aver fatto vari tornei e allenamenti un po' più sporadici, da quest'anno riusciamo a fare 2 volte al mese gli allenamenti la domenica mattina, ragazzi. Ok, la domenica mattina Grande. le vostre consigliere, assessore, presidenti di municipio saranno insieme per battere le altre squadre e allenarsi al meglio, quindi vanno benissimo, oserei dire. Ma a Peluzzi e Pirovano chi è più cattiva sul campo? Chi si sfida di più? Allora hanno 2 ruoli totalmente diversi perché la Pirovano è in porta ed è penso una delle portiere più agguerrite, quasi una volta le vola una spalla, mentre quando abbiamo giocato a San Siro penso che un pezzo della sua spalla, pur di parare una palla, sia rimasto nella porta a San Siro. Ancora oggi l'Inter e il Milan reclamano la spalla della Pirovano. Ma la Pelucchi tiene la squadra poi in campo, soprattutto per chi è più nuovo. Quindi diciamo che senza Pirovano e Pelucchi non si va da nessuna parte. Ma sono Immaginavo cattivissime entrambe sul campo, guai. un po' tra stima e paura, non so bene cosa scegliere, però Assolutamente sì, vediamo se riesco assolutamente sì. a contattarti. Noi vi seguiamo. Assolutamente sì. Allora, ti volevo chiedere, Tiziana, visto che siamo qui, ti conosciamo, parliamo sempre con te, ti chiederemo l'aggiornamento del Municipio 9, però mi sorge una domanda. Allora, sono passate da poco le lezioni, io cerco di medesimarmi nei ragazzi che ci sono qui. Speriamo che ragazzi che fanno passati partono qui da noi. Se io arrivo sul tuo profilo e leggo Generazione Milano, cosa ti passa? Cos'è? Cosa intendiamo? Allora, Generazione Milano, e poi forse ora mi brilleranno un po' gli occhi mentre parlo. Generazione Milano è un progetto che nasce dai Giovani Democratici di Milano e mette insieme circa 23 persone. Sono 23 persone che vogliono candidarsi, questo all'inizio, metà del 2021 circa, che vogliono candidarsi come amministratori e amministratrici per le elezioni che poi si saranno, no, a metà del 2020, pardon, le elezioni sono state nel 2021, a metà del 2020 decidono di candidarsi.
Quello che però distingue Generazione Milano è chi fa parte di Generazione Milano. Chi fa parte di Generazione Milano sono ragazzi e ragazze under 30 che per anni hanno militato al fianco con il Partito Democratico e all'interno dei Giovani Democratici, che si conoscono, che hanno in comune battaglie, che hanno in comune una rete e che vogliono portare qualcosa di diverso, senza alcun tipo di ambizione, se non quella di non essere più messi da parte come giovani, di sradicare quel preconcetto che dopo un anno e mezzo ai tempi di pandemia ci vedeva solamente come dei fannulloni che non avevano voglia di cambiare nulla, come gli untori, come chi non fa parte realmente di una società e via dicendo. Generazione Milano ha coinvolto, perché era il suo obiettivo ancora prima di essere eletto, ancora prima di essere eletti, ha coinvolto quasi 600 persone per costruire il proprio programma, perché chi si è candidato voleva fare politica dal basso, voleva fare politica costruendo un programma di giovani per i giovani, includendo però, come dicevamo, poi prima tutte le categorie, un programma fatto dai giovani che appunto ha incluso più di 600 under 30 per la costruzione di questo programma. E questo è forse uno dei vanti più grandi che ad oggi possiamo dire di avere. È un progetto che va ancora avanti, perché dopo che il 4 ottobre, e appunto domani sarà un grande anniversario, di quei 23, 21 sono stati eletti, sono diventati consiglieri, consigliere di municipio, assessori, assessore di municipio, e come sappiamo abbiamo eletto un consigliere comunale e l'assessora più giovane della storia di Milano, non ci siamo fermati. E abbiamo voluto continuare a portare quella progettualità, quella rete, quelle proposte nei municipi, nelle sedi, nel comune, continuando a fare un lavoro coordinato. Questa è la forza più grande di Generazione Milano. Non lasciare indietro. E di un futuro che non ci vuole solamente passivi rispetto alle politiche, rispetto alle tematiche, ma che ci vuole attivi. Vogliamo raccontare una generazione che è la nostra, e quella più piccola e quella subito dopo di noi, che vive il problema della salute mentale, e lo abbiamo fatto portando in quasi ogni municipio gli psicologi di base. Lo abbiamo fatto portando quasi in ogni municipio un'attenzione alle case popolari. Lo stiamo facendo e questo lo stiamo facendo tutti insieme, coordinatamente, con il supporto l'uno dell'altra, e questo è, penso, il più grande vanto appunto di Generazione Milano e soprattutto è Generazione Milano. E come andate avanti adesso? Avete ancora tanti sicuramente progetti nel cassetto, anche perché il territorio offre sempre un numero di posti. Il vostro lavoro è poi quello di cogliere i bisogni e trasformarli in qualcosa di concreto, una soluzione che poi si possa applicare. Quindi vuoi sapere quali sono i nuovi progetti? Brava. Ok. Allora, Allora, sicuramente. non me li dai tutti, mi dai una preview di un progetto che ti sta particolarmente a cuore, okay? Che seguirai o che vedrai crescere, di cui poi parliamo quando è stato portato a termine. Allora, ti anticipo sicuramente un bellissimo progetto che vi avevo inizialmente anticipato come embrionale l'ultima volta, quindi mi sembra giusto anche raccontarvi adesso dove sta andando questo progetto. E parla proprio di giovani e del coordinamento tra i municipi che stiamo facendo. Quasi un anno fa, come in Municipio 9, come assessora alle politiche giovanili, ho deciso, sempre sull'onda di Generazione Milano, del coinvolgimento, dell'importanza del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali, di coinvolgere la consulta provinciale degli studenti di Milano all'interno della mia progettualità, della progettualità del Municipio 9, e insieme ai rappresentanti, quindi della consulta provinciale, i rappresentanti di istituto. Da lì è nata una prima bozza di
di un primo esperimento di quello che poteva essere questo tipo di lavoro, quindi un lavoro congiunto in cui i processi decisionali si condividono con loro, si capisce cosa se ne pensa e loro ci danno spunti su attività, iniziative, lavori che si vorrebbero avere insieme. Questo progetto abbiamo deciso di concordato con il presidente della consulta provinciale degli studenti di espanderlo agli amministratori e alle amministratrici che ora stanno lavorando per portare al termine un lavoro, un patto con la consulta provinciale degli studenti, i rappresentanti di istituto di tutti i territori e quindi una specie di tavolo istituzionale, cioè una maggiore istituzionalizzazione, diciamo, dei tavoli territoriali di lavoro, in cui per la prima volta saranno inclusi gli studenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti di Milano. Quindi penso che questo stiamo iniziando a firmare ora, a far passare nelle varie commissioni il lavoro, quindi questo patto che è congiunto con tutti quanti e questo penso che sia un... Oh, ti sei bloccata, caspita, spero di riuscire a beccarti di nuovo perché quanto ci hai raccontato è veramente frutto di un lavoro di una persona appassionata, di un gruppo di persone appassionate che vogliono dare spazio, dare voce il più possibile ai giovani e non solo. Io temo che Tina non sia più raggiungibile perché la consegna dell'università non ce lo permette. E infatti ha dovuto abbandonare. Allora io direi che provo a riaggiungerla, a rinvitarla e se non riusciamo ci dobbiamo salutare, ma abbiamo fatto sicuramente il punto. Eccomi, scusate, ma figurati, è crollata. No, stavo Spero commentando. Si è capito. Perfetto. Stavo commentando per tirare un po' le fila dicendo che quanto ci hai raccontato è sicuramente un buon messaggio anche per quanto si è visto come risultato da queste elezioni, cioè che a volte la politica non coinvolge, no? Ma il dialogare insieme, il confrontarsi sono il primo passo per accrescere la propria consapevolezza e comprensione di quanto ci circonda e mettersi in gioco, quindi un punto di partenza molto positivo che ci piace e quindi andiamo avanti nel seguire con il tempo. Esatto, e questo è possibile quando si hanno nei territori giovani ragazzi e ragazze che hanno voglia di coinvolgere, di farsi coinvolgere, di lavorare magari un po' di più e di coinvolgere chi come loro in passato avrebbe voluto far parte dei processi decisionali, di essere consultato, di sapere, di poter capire cosa succede all'interno delle istituzioni più vicine a loro. Quindi davvero ringraziamo tantissimo gli amministratori e chi oggi sta lavorando nella consulta provinciale per portare tutto questo a termine. Anche perché obiettivamente è nostro dovere informarci, però è anche dovere da chi fa le proposte, fare in modo che le informazioni siano facilitate. E questo incontro può facilitare il processo. Esatto. Io ti faccio ancora una domanda, questa è un po' più da gossip, giusto per concludere la diretta di oggi. Allora, come tu ben sai, Milano All News organizza ogni anno i Milano Storytelling Awards, che sono per noi un fonte di orgoglio perché mettono insieme il nostro lavoro svolto durante tutti questi anni e sono un po' l'occasione per conoscere, dare spazio ai minori e alle istanze dalle nostre storie, dalle associazioni di sport dell'articolo, a chi di sport creato, chi di economia circolare. Ora, tu hai già votato? Ho già votato e vi devo dire che vi ho odiati tantissimo. Vai. Perché mi avete mandata in crisi. Cioè, devo scegliere il comitato preferito, l'associazione sportiva preferita. Se vengono pubblicate, io ho finito di lavorare, no, quindi no, per no, favore. No, assolutamente anonimo. E quindi mi avete mandato in crisi, perché nella realtà dei fatti tra associazioni sportive e associazioni di volontariato, soprattutto nel Municipio 9, c'è la libertà di scelta fin troppo ampia. Quindi io in crisi totale. Non ci spoileri nulla. Vi spoilero che sono stata molto molto campanilista nel mio.
Ok, questo ci quindi non mi sono, sono rimasta fedele alla mia casetta, al mio municipio. Giusto, ok. E allora vedremo i risultati a fine anno, se effettivamente l'ago della bilancia tenderà più per il municipio 9, potresti centrare tu. Allora ti dico e ti chiedo di condividere se vuoi, assolutamente sì, la partecipazione di quanti più milanesi possibili, perché vogliamo dare voce al nostro territorio anche con i misto. Vi ringrazio tantissimo. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e altrettanto con i risultati futuri. Assolutamente, grazie ancora per l'invito. Buon lavoro. Ciao.